Buonasera e benvenuti a tutti. Prosegue questa sera il nostro, il nostro percorso alla scoperta delle contaminazioni del Medioevo e questa sera eh, scopriremo come le invasioni in questo periodo hanno contribuito a creare dei miti e delle leggende. E in questo percorso ci accompagnerà eh, Jenny Ferradudovic che a settembre ci aveva accompagnato in quella camminata a lume di candela al castello di Legnano dedicata a Federico Barbarossa. Ne approfitto questa sera per salutare l'Istituto Antonio Bernocchi, i suoi docenti, i suoi alunni che aderiscono sempre con grande entusiasmo alle nostre iniziative. e Ne approfitto per ricordare a tutti che domenica 4 febbraio, in occasione della Candelora, nella sala superiore nostro Maniero sarà possibile visitare un'esposizione con tutti gli abiti che abbiamo realizzato in questi anni in collaborazione con l'Istituto nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro che ci vede... Coinvolti da, da diversi anni. Vorrei poi ringraziare ancora eh, Saga Multimedia perché eh, la volta scorsa abbiamo avuto del, degli ascolti e un seguito che non, non pensavamo neanche noi. L'iniziativa è piaciuta talmente tanto anche al dottor Mauro Mezzanzanica, presidente della Fondazione Famiglia Legnanese, che ci ha permesso di instaurare una collaborazione che, che inizierà eh, proprio quest'anno. E la conferenza del 23 di febbraio non si svolgerà qui, ma in famiglia Legnanese. e A seguito di questa iniziativa ci sarà un'ultima, un'ulteriore eh, serata, il 6 di aprile, presieduta da Paolo Grillo, docente di storia medievale presso l'Università degli Studi di Milano, autore di diversi libri, di cui uno è dedicato anche al, alla battaglia di Legnano. Quindi un prestigio che ci rende ancora più orgogliosi di questa iniziativa. Lascio ora la parola ad Amanda che eh, continua nel, nell'iniziativa di quest'anno presentandoci La Corona di Alloro, eh, che è il romanzo della serata, e poi dopo lasceremo la parola a Jennifer che ci porterà in questo cammino nel medioevo. Buon ascolto a tutti e buona serata. Oh, buonasera buonasera a tutti, eh, come giustamente diceva il Gran Priore che ringrazio, questa sera parliamo della corona dall'oro. Allora, perché questo romanzo e perché questo, questa scelta? Questa sera parleremo di contaminazioni, come la volta scorsa, ma parleremo di come le guerre, le invasioni, le migrazioni hanno contaminato anche quello che è il mondo della mitologia e della leggenda. Allora, sarebbe stato facile, parlando di miti e leggende, parlando di Medioevo, riferirsi al Medioevo più fantastico, per cui al mondo di Tolkien. Io ho deciso di fare un passo indietro e di parlarvi delle saghe islandesi. Ora, voi non so se lo sapete, ma ci sono solo due parole islandesi che vengono usate a livello internazionale. Uno è Geyser. Motivi. E l'altro è saga, che in islandese vuol dire storia. La letteratura ehm, delle saghe islandesi è ricchissima, non ha niente da, da invidiare alla letteratura medievale provenzale, francese, italiana. È talmente ricca da aver praticamente coperto tutto quello che è la storia della fondazione di questa nazione che è piccolissima ma estremamente interessante da un punto di vista letterario. Fate conto che gli islandesi sono pochi, sono pochi adesso, erano pochissimi all'epoca, ma avevano una produzione di testi grandissima ed estremamente democratica, perché noi conosciamo le saghe islandesi intorno alle, le troviamo trascritte dal XII secolo. Ma si parla della fondazione, della, come possiamo dire, di primi, delle prime migrazioni, per cui si parla della storia dell'Islanda dal secondo secolo in poi. L'alfabeto in Islanda arriva nell'anno 1000 più o meno, con la religione cattolica. Per cui prima di questa data erano soltanto tra, trasmesse oralmente, tutta una grandissima tradizione orale, democratica, perché le raccontavano tutte, tutti. E quando sono state trascritte direttamente, poi sono state trascritte direttamente in islandese, non c'è stato il passaggio dal latino. Proprio perché era la loro letteratura popolare, era il loro modo di raccontare la storia, qualsiasi storia. Nelle saghe islandesi troviamo grandissime battaglie, grandissimi scontri, grande nobiltà, storie d'amore, di tradimenti e anche la vita quotidiana, di tutti i giorni, quella che è la vita contadina, in un ambiente estremamente. Ostico, per usare un termine come dire, già poco, già, è già poco dire ostico. Ora, saghe islandesi ne sono arrivate 40 a noi, che se, ci, se pensate alla proporzione della gente e dei tempi è un numero enorme. Iperborea, che è la casa editrice di questo libro, ne ha pubblicate parecchie, soprattutto le più importanti, le trovate in italiano, e sono bellissime. È come leggere l'Odissea. È come leggere. Eh, non so dirvi, l'Orlando furioso. Trovate la stessa magia, solo in ambienti estremamente diversi e ci trovate tanta magia, perché Tolkien non ha inventato niente. Il popolo degli elfi, il popolo delle montagne, viene da lì, dalla tradizione islandese di mh, come, come dire, unire e mischiare la quotidianità e all'assoluto, alla, all per cui al cercare una motivazione dell'assoluto in quello che si vede tutti i giorni per cui una sorta di religione panteistica che viene poi trasformata in fiaba. Ricordiamoci che venivano tramandate oralmente, per cui era un modo anche per intrattenere. Eh, Thor Williamson, mi perdoni l'autore, passato a miglior vita qualche anno fa, si starà rivoltando nella tomba, eh, è un autore contemporaneo, è mancato da pochissimo, per cui eh, quella che trovate qui, di cui parliamo questa sera, non è esattamente una saga, è il romanzo delle saghe, è la saga delle saghe. Ovvero Thor, per gli amici, perché il cognome è troppo difficile, ha deciso di raccontare in questa storia, praticamente ha eh, riunito in questo romanzo tutte le saghe più importanti islandesi e tutte le loro tradizioni, usando l'escamotage di un giovane ragazzo che si chiama Gudmundur, che conosciamo facilissimo: è il nome più facile di tutto il romanzo, per cui. Gudmundur è un amico per tutti voi che conosciamo, bambino piccolissimo che viene praticamente adottato perché vive in una fattoria con una mamma, insomma, con un sacco di difficoltà, chi lo vorrà leggere capirà perché, da, un, da dei monaci di un convento vicino a dove abita. Fin da piccolissimo lo vedono girare nei campi, lui impara a parlare ascoltando i monaci e quello che impara lo va a raccontare al suo amico, che è l'uomo delle pietre, ovvero... Gudbundur passa le giornate sul fiume di fianco a una pietra dove, secondo la leggenda, di notte escono i folletti. Per cui l'uomo delle pietre è il suo amico, è il folletto che vive nella roccia e che, con cui lui parla, e di notte questo esce e fa quello che deve fare, perché ovviamente il, popolo, il piccolo popolo esce solo quando gli uomini non ci sono. Questo è il primo incontro che abbiamo con la magia. Gudbundur poi cresce, viene praticamente appunto assunto prima per piccole funzioni. Poi dato che capiscono che il ragazzo è intelligente ed è curioso e soprattutto tace, che è una grande caratteristica, ci cioè ascolta ma non parla, eh, lo iniziano all'arte della copiatura. Quindi Gudmundur diventa uno scrivano, diventa un copiatore ed è uno dei primi a trascrivere le saghe del suo popolo su, car su carta, su pelle, su pergamena. Questo ci permette di fare una carrellata prendendo Gudmundur bambino arrivando fino alla sua vecchiaia, sarà scrivano, andrà alla corte di Stig Vasson, che è un potente signore realmente esistito, che eh, lo farà diventare poi precettore dei suoi figli, tutore dei nipoti e dunque pian piano lo vediamo invecchiare e nel frattempo vediamo passare tutta questa storia. Storia che lo porta a conoscere personaggi importanti della storia appunto islandese, soprattutto donne. Una cosa molto interessante della saga, delle saghe islandesi è questo, la figura femminile veramente parite, paritetica a quella dell'uomo. Eh, conosciamo Gudrind, questi Gud li troviamo dappertutto. Gudrind che è un personaggio realmente esistito, era, eh, veniva chiamata Gudrind la latinista perché è stata la più grande viaggiatrice islandese, nasce nel 980 per cui parliamo veramente... Di un'epoca complicata, non solo verso il Nord America, che tutti sappiamo gli islandesi essere stati i primi, esiste una saga che si chiama Saga di Eric il Rosso, che racconta proprio la traversata pre-colombiana, <coughs> di pre diciamo, di, degli islandesi in America dove c'era Gudrind, ma soprattutto è una donna che eh, il padre fa studiare perché vuole studiare, non la obbliga a sposarsi perché lei non vuole e eh, il suo amore per lo studio la porta a convertirsi alla religione cattolica e a arrivare fino a Roma, proprio per pellegrinaggio, per conoscenze, per tornare al suo paese con i testi latini da trasmettere al suo popolo. Lei insegnerà il latino a Gudmundur e gli insegnerà poi, gli tramanderà le saghe del popolo femminile islandese. <coughs> Più avanti incontriamo anche Gudrund, che è un'altra, Famosissima però, protagonista di una saga che si chiama Lex della Saga, che è una saga che racconta le origini del popolo islandese, dove i personaggi sono tutte donne, tutte femmine. E, um, Gudrun Dur aveva questa grandissima caratteristica: era bellissima, una donna strepitosa, tutti la volevano. Ci sono in questa saga combattimenti all'ultimo sangue di uomini che la vogliono sposare, lei era estremamente democratica, alla fine ne ha sposati quattro. <ride> Vabbè, ascoltami è vissuta a sufficienza, dopo uno via, via l'altro, perché comunque alla fine questi uomini duravano poco, quanto pare c'era sempre qualcuno che accidentalmente, ma si sa, al tempo medioevo la vita non era come oggi, non era esattamente lunga come oggi, per cui dopo il quarto marito si scoccia, perché probabilmente deve essere anche faticoso trovare cadaveri ogni, ogni 5-6 anni, decide di dedicarsi esclusivamente alla ricerca, allo studio e al convento e diventerà anche lei una traduttrice. Per cui moltissime saghe che se avete la compiacenza di andare a cercare trovate in italiano, sappiate che sono state tradotte da donne. Eh, basta tutto questo per dirvi che parliamo di un paese piccolissimo dove però a quanto pare arrivava al mondo, era capace di arrivare al mondo? No, perché questo paese era estremamente aperto e qui arriviamo alle contaminazioni, perché questo popolo di viaggiatori ha mh, davvero attraversato tutta l'Europa e l'Asia intorno all'anno 1000, per cui riportando poi in Islanda racconti ma, e, e, mh, e, e usi costumi di popolazioni che vanno dalla ehm, Sicilia, per cui al profondo Mediterraneo, la Spagna, la Provenza, c'è una grandissima influenza della mh, poesia provenzale nell'ultima parte della, della letteratura islandese, ma arriva anche appunto in Asia alla popolazione mongola. Ecco, prima di chiudere questo intervento volevo poi leggervi un pezzettino di questo romanzo dove si racconta proprio questa cosa si parla di un personaggio che fa questo viaggio ecco, trovo interessante trattare questo libro proprio per questo, perché vi permette di vedere un mondo enorme estremamente vario estremamente, come dire contaminato e sporcato di esperienza partendo però da una realtà che sembra chiusa al mondo per cui un'isola eh, lontana da tutto, mh, ancora oggi difficile da raggiungere, dove la, popol la popolazione oggi è un milione e mezzo, nel mille riusciva ad attraversare tutto il mondo e ad avere una modernità di pensiero e di, ehm, è una profondità di cultura che ancora oggi risulta modernissima, se avrete la, la voglia di leggere questo romanzo che ripeto è stato scritto negli anni, negli anni 2000, però mantenendo lo stile delle saghe, o avete voglia di andare a prendervene una, mettendovi in testa che si legge come si legge Odissea, per cui non è esattamente proprio facile facile, lo dico soprattutto per i ragazzi, però troverete una trama e una modernità di stile, di argomenti, di, che veramente non, non può assolutamente eh, venire meno rispetto a quello che leggiamo oggi. Eh, tutto, tutto torna, l'emozione dell'uomo è quella, la, il sentimento è quello, basta saperlo raccontare. Qui viene raccontato estremamente bene e eh, è veramente bello vedere come l'occhio dell'uomo riesce a superare anche l'ostacolo fisico e l'ostacolo geografico. Vi leggo questo pezzettino, così vi, un, vi, vi do un'idea di quello che è. sempre che io riesca con questa fantastica luce molto gotica. Allora, si parla di Aaron, Aaron Orlefsson, che è realmente vissuto intorno al 1200-1250, che è protagonista di una saga omonima che viaggiò molto all'estero e si spinse fino a Gerusalemme ed entrò poi nella corte di Reakon di Norvegia. Se qualcuno si ricorda l'altra volta Reacon di Norvegia è quello che ha portato il Tristano Isotta in Norvegia. Allora ehm, parla appunto, parla Sturla Pordarson che è il figlio di Stigma, che è il, dunque il mh, ragazzo tenuto a precetto dal nostro Gudmundur, che ormai si chiama Gudmundur Scaldi. Scaldi vuol dire poeta. Eh, a tutt'oggi si parla in Islanda di poesia scaldica, sono praticamente il vate del paese e dunque tutore. È venuto Aaron ieri e si mise a raccontare all'allievo di colui che forse più aveva viaggiato fra tutti gli islandesi. Si era spinto fino alla fine del mondo e anche oltre ed era arrivato dove il mondo cominciava di nuovo, dall'inizio. Era finito nel luogo che non c'è, oltre tutti i mari e tutte le terre, oltre deserti e campi, frutteti e ricchi vigneti. E aveva visto e sentito così tante cose che ne aveva quasi avuto a sufficienza e poteva dirsi soddisfatto. Forse là finisce tutto, la fine del mondo. No, ricomincia tutto di nuovo. Come prima della caduta tutto riparte di nuovo, fino ai nostri giorni e forse ancora oltre. In quel nuovo mondo, che era più antico di tutto, benché si fosse appena destato, immaginò che fosse iniziato tutto il tempo, benché in quell'esistenza fosse tornato un ragazzo. Ci sono montagne altissime e le vette penetrano nel paradiso attraverso soffici selciati e superano molte dimensioni, facendosi varco fra i rami degli alberi, forse giungono poco distanti dal trono dell'agnello, dove la beatitudine celeste regna in tutta la sua gloria. Mi raccontava ieri di quando andò in Sicilia, del vulcano che ospitava la residenza degli dei, che nel mondo stavano troppo stretti perché tutti volevano più spazio e la voragine raggiungeva l'inferno del regno degli dei greci. Abbiamo chiacchierato anche del meraviglioso imperatore Federico II, che Aaron aveva visto da lontano aggirarsi fra i saloni insieme ai suoi filosofi. Aaron ha viaggiato in lungo e in largo per il mondo per riportare in queste conversazioni a quattro occhi le considerazioni e tutto quello che riusciva a ricordare. Per il nostro conversale ci condusse a cedere al timore che il mondo non potesse durare a lungo. Tutti ne parlano in qualsiasi parte del nostro mondo e si comincia a dire che in questo periodo la minaccia maggiore è costituita dall'ascesa, dall'avanzata dei tartari, che io chiamo mongoli. Chi sono questi tartari, dice il ragazzo? Provengono da un luogo che si trova agli, agli estremi, agli antipodi, talmente lontano che a malapena riusciamo a concepirlo. Nel pensiero riesce a spingersi fin là, ai confini dell'Asia e invadono tutte le terre, tanto che niente riesce a opporsi alla loro avanzata e hanno devastato un regno dopo l'altro. Non ne avete mai sentito parlare, pure hanno già conquistato Kiev e non hanno trovato nemmeno resistenza nemmeno nell'impero di Gardar. Poi si sono spinti a est su quelle pianure e hanno fatto incursione nelle terre del popolo dei Sorabi, terre che adesso si chiamano Polonia, ai confini con la Germania. Sono stati loro a spezzare e separare quei due regni. Paura e terrore serpeggiano per tutte le terre che trepidano in attesa e si piegano alla loro minaccia. Hanno distrutto anche il solido regno dei Magiari, e non è bastata la vigorosa resistenza di uomini valorosissimi, nonché dei Cavalieri Templari, perché tutto è ormai in rovina. Anche il Re Bela, la cui famiglia per molti secoli è stata il capo di quella monarchia. Tutto in macerie e fumanti. Lo stesso re Luigi IX di Francia, che cominciano a chiamare santo, sospira profondamente e con animo incorrotto dice Dio deciderà se fermare queste mandrie del male che lo stesso Satana ha risvegliato per inviarle a punirci dei nostri peccati. Ecco, questo è un viaggiatore del 1200 islandese. Ecco, ho voluto chiudere col racconto dell'invasione dell mongola perché so che sarà anche tema di Jennifer. Eh, il mio compito questa sera finisce qui, spero di avervi incuriosito abbastanza e eh, vi lascio presentandovi la relatrice di questa serata. Jennifer Radulovic nasce a Milano da una famiglia di origini multietniche e pluriconfessionali. Si laurea in lettere nel 2008 all'Università Piemonte Orientale con una tesi di storia medievale sulla battaglia del X secolo col professore Alessandro Barbero. Prosegue con la laurea magistrale in Scienze Storiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con Giancarlo Andenna. Si addottora poi in studi storici e documentari all'Università degli Studi di Milano nel 2015 con una ricerca sull'Ungheria del Medioevo. Si è inoltre diplomata in Archivistica, Diplomatica e Paleografia presso l'Archivio di Stato di Milano. Scrive saggistica storica, narrativa e collabora con molte testate nazionali. Dal 2016, come già diceva il Gran Priore, organizza a Milano il Circolo del Gotico e dal giugno 2016 crea il Circuito nazionale delle passeggiate gotiche notturne a lume di candela in varie città d'Italia, di cui abbiamo potuto godere anche a Legnano. Io lascio la parola alla nostra relatrice, vi ringrazio tanto per l'attenzione e alla prossima volta. Grazie. Beh, innanzitutto grazie Amanda per la presentazione, grazie anche eh, insomma, per aver già creato un po' di fascino eh, introducendo le saghe islandesi, che mi hanno molto confortato perché io sono sempre un pochino in imbarazzo per il mio nome, che per alcuni è complicato, ma dopo aver sentito i nomi islandesi devo dire che Jennifer Radulovic mi sembra quanto mai semplice. Beh, grazie innanzitutto anche alla Contrada Legnarello, al Priore, al Gran Maestro. E al professor Alessio Francesco Palmieri Marinoni che mi ha chiamato qui stasera. Allora, come sapete, eh, questo ciclo di conferenze, che andrà avanti ancora per alcune settimane, ha come titolo eh, quello di un film eh, famoso per fare un richiamo anche a carattere divulgativo. Alessio ha scelto per me. Un film celeberrimo che è Lady Hawk. Eh, qui in S.A. ci sono molti ragazzi giovani, non so se lo conoscono perché forse non erano ancora nati, io sì, ero piccola, eh, ma è un film molto bello. È un film che per noi è utile stasera, perché esprime un'idea di medioevo... Tutto bene? Sento dei rumori... Fuochi fatui. Esprime un'idea di medioevo che vi vorrei raccontare in questa nostra serata. Allora, il medioevo di Lady Oak è un medioevo fantastico, non è un medioevo reale. La protagonista, una bellissima e giovanissima Michelle Pfeiffer, si trasforma in falco e Rutger il protagonista maschile, in, in lupo. Bene, questo però per noi ha un valore perché il medioevo è, per me, ma non solo per me, per molti grandi studiosi, l'età, come dire. Simbolica per antonomasia, l'età delle leggende. Certo, noi abbiamo anche tante volte un'idea distorta del Medioevo. Il Medioevo è un'età che viene molto stropicciata, che viene molto maltrattata, sia in positivo sia in negativo. Ha iniziato prima il Settecento, l'Illuminismo ha continuato poi l'epoca romantica. Allora da una parte abbiamo oggi le leggende nere che ci raccontano di un medioevo terribile, un medioevo sadico, pieno di torture, di persecuzioni. E non era così il medioevo. Ad esempio delle grandi istituzioni come l'indice e come alcuni grandi, come dire... Ehm, non parentesi, ma periodi che hanno visto eh, un grande proibitismo da parte della Chiesa, sono invece peculiari, caratteristici della prima età moderna, del 400 e del 500, che ormai medioevo non sono più. Dall'altra parte però l'Ottocento ci vuole regalare un medioevo da fiaba, un medioevo con le principesse, con i draghi. Anche quello non è un medioevo vero, però il medioevo in verità aveva dato il là perché potesse crearsi questa meravigliosa leggenda alcuni secoli dopo. Allora, prima di raccontarvi delle fonti e dei fatti, vi voglio fare vedere qualche immagine che ho selezionato per voi. Eh, del Medioevo si dice spesso che è un'età rigida, un'età, insomma, di castigazione dei costumi, dove, ad esempio, gli aspetti erotici della società, il sesso, l'eros, sono dei grandissimi tabù, dove le persone vengono perseguitate. In realtà il Medioevo è un'età di grande creatività, di grande fantasia dove la gente si diverte moltissimo e soprattutto nei libri sacri, eh, coloro i quali hanno la possibilità di decorarli, di renderli adorni con delle bellissime miniature, hanno anche la possibilità, come dire, di lasciare correre la loro fantasia e di fare delle immagini un po' particolari. Un po' perché il Medioevo è l'età simbolica per Antonomasia, adesso ve lo spiegherò meglio, un po' perché quella... Era una delle vie di comunicazione preferite. Allora, prima ancora delle parole, vi lascio alle immagini per farvi capire che forse il Medioevo non era così tanto sobrio e castigato. Beh, animali fantastici e dove trovarli. Questo è un bellissimo testo islamico, questo è un pesce gatto, che però hanno raffigurato che sembra più un gattuccio che un pesce. E ancora, beh, questo sembra qualcosa di modernissimo, di contemporaneo, invece questo è un codice del XIII secolo e vedete come la fantasia dei coloro i quali potevano insomma, sbizzarrirsi. Nel decorare i codici che ovviamente erano tutti tonsurati, cioè erano tutti monaci, erano un po' come il protagonista del romanzo di cui ci ha parlato prima la nostra insomma, libraia d'eccezione Amanda, perché eh, erano tonsurati, dovevano trascrivere i codici, c'era chi si occupava soltanto della trascrizione del testo e chi invece solo della parte artistica di realizzare i disegni, altri ancora li coloravano, c'erano proprio figure separate. Vedete gli animali fantastici, un elefante che però è anche una figura marina, un mostro marino. E allora vedete come il Medioevo, man mano, vi porta da un universo simbolico a un universo mostruoso. Questo è anche un Medioevo mostruoso che è vicino alla teratologia, dal greco teratos, che appunto significava mostro, però è anche un Medioevo divertente. E allora li vedete che i draghi veramente c'erano. Eh, Jurgis Baltrushaitis, che è stato un grandissimo storico dell'arte, critico dell'arte, era liute, li, li, oddio, liutuano, più difficile da dire che non da fare, è morto però a Parigi nel 1988, ha scritto un libro bellissimo, il Medioevo fantastico e in questo libro afferma il Medioevo non rinuncerà mai. Al fantastico, perché troppo connaturato, forse perché l'uomo medievale ci si divertiva veramente tanto a raffigurare e a pensare questi personaggi. Però queste immagini, quando sono simboliche, quando quindi hanno un simbolismo che soggiace loro, oppure delle allegorie, devono avere anche degli intenti moraleggianti, degli intenti educativi. E allora ci sono anche le figure del demonio, del diavolo, dei demoni. Proprio per fare stare attenti i buoni cristiani sui pericoli ai quali potrebbero incorrere se non si comportano bene e dopo la morte fisica, quando andranno alla loro nuova vita, quella dell'aldilà. Potrebbero finire all'inferno. Però i diavoli se la divertono anche abbastanza, quanto vediamo da questi, che pur essendo dei demonietti sono anche dei musici. E poi, certo, la figura del demonio, o comunque dei demoni, è utile anche, scusate la tosse, per raffigurare. Tutti quei personaggi che fanno qualcosa che non va bene, come ad esempio questi due personaggi, noi li vediamo come dei demoni, pronuncia la greca: in realtà stanno assediando un luogo di fede. Perché vedete che c'è un personaggio che esce dalla finestra, eccolo qua: è un tonsurato, quindi un uomo di chiesa. Ma noi dall'abito vediamo anche che è un domenicano perché ha la cocolla nera. E allora stanno assediando dei Domenicani, quindi sono degli esseri come dire abbietti che fanno qualcosa di sacrilego, e perciò vengono raffigurati come dei demonietti. Questa, tra l'altro, è un'immagine molto utile anche a chi come me si occupa in prevalenza di temi militari, perché oltre al piede di porco che serve sempre anche negli assedi, come vedete, e questa è un'immagine un già tarda del 400, vediamo anche delle, delle armi da, da, da polvere da sparo, questa scoppietta. E ci sono anche i demonietti, questo immaginatelo invece nella, nella realtà del codice che l'ha prodotto, è proprio piccolo, piccolo in un angolo perché nel Medioevo, come dire, non si butta via niente, e quindi anche gli angoli e i piccoli frammenti di pergamena devono essere utilizzati meglio per attività ludico-ricreative. E poi la morte, bisogna esorcizzarla, e allora la possiamo vedere in una veste molto macabra, che fa un po' morto-vivente oppure la possiamo vedere più a mena che sta suonando una, un mandolino credo uno strumento, non sono così adotta di strumenti musicali ma deve essere probabilmente un mandolino e queste sono altre simbologie edificanti legate alla santità e poi c'è il medioevo forse più spassoso che quello irriverente quello della provocazione che man mano da figure immaginarie come dire strizza l'occhio ad aspetti più ludici ma anche ad aspetti forse talvolta un pochino più erotici, naturalmente anche la donna, simbolo di vanità e vanità in tutte le parti del corpo perché bisogna curare, insomma, come si va oggi dall'estetista anche nel Medioevo era importante e sì, beh, naturalmente poi si va, come dire, in un crescendo io ho selezionato immagini che non fossero troppo forti perché sapevo eh, avremmo avuto in sala degli studenti però penso che siano quasi più sgamati di me ormai i ragazzi del liceo, però insomma io il mio dovere, come dire l'ho fatto, si fanno anche le linguacce quando la tua non è a disposizione insomma, si usano altri escamotage, questi sono libri sacri, eh, ricordate tra l'altro che sono di solito dei Vangeli delle coppie della, della Bibbia, nei margini, nei cosiddetti marginali, ci sono queste immagini. Però devo dire che anche la scultura si dà da fare e, tra l'altro, questo naturalmente adorna una chiesa, un edificio sacro. Eh, anche in Spagna, eh, attenzione, sono fuori eh, dall'edificio perché sono nelle mura esterne non all'interno e dovrebbero avere questo è un altro caso, ma le altre, diciamo, fellazio, fellazioni che adornano le chiese soprattutto ispaniche avrebbero, come dire, l'intento educativo di far vedere quello che non bisogna fare, ma che evidentemente riconoscevano tutti molto bene. Quindi allora avete capito che il Medioevo quando è simbolico la simbologia è un significato nascosto e la simbologia in realtà che cos'è il simbolo? beh da una parte la definizione di simbolo potrebbe apparirvi molto semplice ma il simbolo di per sé deve essere complesso è una stratificazione qualcosa che rappresenta qualcos'altro ed è anche un'allegoria e più questo significato è nascosto più questo significato è difficile da desumere di primo acchito, più dà soddisfazione leggere la simbologia e l'allegoria. E allora vedete, è un significato nascosto che si cela, ma che bisogna tirare fuori per avere una visione del mondo, forse più che fantastica. Una visione, come dire, che vada dal cielo alla terra attraverso le stelle. Questo io penso sia uno degli aspetti più interessanti del Medioevo. Per noi, un tavolo. È come dire un piano con quattro gambe. Ma per un uomo del Medioevo un tavolo, cioè un piano con quattro gambe, poteva essere qualcosa di più. E allora il quattro come lo possiamo inserire nell'astronomia, nell'astrologia, nella simbologia cristiana? E tutto diventa un rimando di tutto. A voi magari non sembra molto interessante, ma in realtà ancora al giorno d'oggi eh, i temi che attraggono di più sono i temi esoterici, cioè che sono chiusi, che non sono esoterici. E quindi i temi che hanno a che vedere con il mistero il macabro, con le leggende, perché a noi tutti piace scoprire qualcosa e avere una chiave di lettura speciale. Bene, Medioevo simbolico. Però dobbiamo anche, come dire, vedere un po' di dati concreti. Eh, uno dei più importanti storici del Medioevo che si è occupato di simbolismo è il francese Michel Postureau, vivente, nato a Parigi nel 1947, lo vedete in una foto. Nel suo studio, come tutti i grandi studiosi, non ha più lo spazio dove mettere i libri. E li accatasta per terra. Bene, lui dà delle definizioni veramente forti, potenti e fondamentali sul medioevo simbolico, che è il titolo di uno dei suoi libri. Lui si occupa quindi di simbolismo medievale, anche magari del simbolismo dei colori che è poco studiato ancora in relazione al Medioevo, quindi diciamo che l'ambito di ricerca di Michel Pasteur è ancora un ambito nuovo, dove forse non esiste ancora, e lui la richiede, una cattedra ad hoc che si occupi soltanto della interpretazione simbolica del Medioevo. Sentite che cosa dice, leggiamolo insieme, il simbolo. È un modo di pensare e di sentire talmente intrinseco e connaturato agli autori del Medioevo che non avvertono nemmeno il minimo bisogno di informare i lettori delle loro intenzioni. Non è necessario, perché fanno parte tutti dello stesso mondo, della stessa società che ha fame di simboli e di rimandi, che è una società creativa, che è una società in fermento, che è una società che è abituata non alla stabilità, ma all'instabilità, perché da un giorno all'altro cambia l'imperatore, cambia il Papa, cambia il partito politico della nostra città o del nostro paese, cambia il popolo terribile. Che vuole venire a invaderci, che vuole farci del male. È un mondo che è sempre come dire, sull'orlo di una crisi. Però in realtà ce la fa sempre a riprendersi: è molto bene. E la fantasia e la creatività serve anche per quello: laddove è tutto molto labile, solo il simbolo resta come una certezza. Il simbolo, però, è sempre ambiguo. È polivalente, cioè ha tanti significati. È proteiforme, una parola che significa prende la forma eh, in qualche modo di quello che desidera, di quello che rappresenta, è come il camaleonte. No? Il camaleonte cambia colore. Un oggetto proteiforme cambia forma, cambia colore a seconda dell'ambiente. E quindi è impossibile racchiudere il simbolo in una formula, perché il simbolo si riferisce a un'entità astratta a un'idea, a una nozione, a un concetto. Beh, il modo per iniziare a capire la simbologia del Medioevo è molto classico, forse anche semplice, però da qualche parte bisogna iniziare e le fondamenta sono le parole. Noi tante volte non ci pensiamo, la lingua italiana è ricchissima, è straordinaria. Ogni parola ha tanti significati e li ha cambiati talvolta lungo i secoli. Per l'uomo medievale le parole sono un punto di partenza importante. Allora, quando noi non conosciamo qualcosa e viviamo nel medioevo, dobbiamo partire dalla parola e capire innanzitutto che cosa significa. Il problema è che tante volte però l'uomo medievale non ha le informazioni e le conoscenze che abbiamo noi oggi. Quindi quando una cosa non la sa, la inventa. Però bisogna inventarla molto bene, bisogna inventarla in maniera credibile. Bene, uno dei più grandi inventori, un personaggio veramente strepitoso. Eh, che vi consiglio, consiglio soprattutto ai ragazzi di leggere è Isidoro di Siviglia. Isidoro diventa un uomo, viene da una famiglia molto importante, vive nella Penisola iberica, quindi nella Spagna, a cavallo tra il VI e il VII secolo d.C. Vive anche lui in un periodo di grandi movimenti perché ci sono le cosiddette, ma poi ve le spiego meglio: popolazioni barbariche che si riversano nei territori dell'ex impero romano. E lui li vede, vede i Vandali, vede i Goti, vede diverse popolazioni. È un uomo che ha un sapere enciclopedico, una cosa come dire che capitava a quell'epoca, perché il sapere enciclopedico di allora è molto minore. Dal punto di vista quantitativo, confronto quello che avremo noi oggi. Oggi sarebbe impossibile per una sola persona avere un sapere onnicomprensivo che vada dalle scienze, la tecnica, la matematica, la letteratura. Un grande erudito del Medioevo invece ce la faceva. Partiva dalla Bibbia, tutti i testi famosi della Latinità o della Grecità classica che erano arrivati al Medioevo. Alcuni noi li abbiamo, loro no, perché noi li abbiamo ritrovati, l'uomo medievale no, o non aveva capito cosa fossero. E poi ha tutto il suo sapere. Isidoro di Siviglia scrive le etimologie oppure origini, è il secondo titolo. Sono dei volumoni grossi quando li vedete in traduzione, perché c'è il testo latino a fronte. E allora lui prende, andando prima in ordine, poi l'ordine naturalmente si perde, eh, le grandi suddivisioni del sapere del Medioevo, il trivio e il quadrivio, quindi la grammatica, l'astronomia, tutte queste scienze e saperi, e uno per uno spiega le origini delle parole che le rappresentano. Beh, e per noi è una fonte straordinaria, ed è ancora più straordinaria, badate bene, quando sbaglia. Perché noi oggi possiamo sapere bene l'etimo di una parola. Prendiamo un dizionario etimologico, notte, nux, greco. Facile, no? Però quando noi vediamo che Isidoro di Siviglia sbaglia, eh, non sbaglia sempre. Il camaleonte, lui non l'ha mai visto, dice che cambia colore. Ed è giusto. Dice anche che assomiglia a una pecora, un agnello, però un camaleonte non assomiglia a una pecora, un agnello. Però noi non dobbiamo ridere, non dobbiamo ridere perché quello che lui ci racconta è valido, è valido per quella società, è valido in quel momento, è valido nei secoli successivi. E allora poco deve importare se il leone esiste nel mondo, è un animale vero, e l'ippogrifo no. Poco deve importare se l'allodola esiste. E il drago no, perché per quegli uomini esisteva e aveva un nome esatto, aveva un volto esatto, delle caratteristiche e significava qualcosa. Ed è quel mondo che a noi interessa. Allora, Isidoro, senza saperlo, ci lascia una fonte incredibile perché ci racconta tutto quello che, per gli uomini del Medioevo, era una verità assoluta. E per noi, quando li studiamo. È importante sapere come la pensavano, perché magari delle cose che al giorno d'oggi hanno un significato lo avevano completamente opposto quell'epoca, magari quello dei colori. E allora bisogna fare un po' come questi personaggi che stanno raccogliendo le messe nei campi e raccolgono le lettere per fare l'alfabeto, per fare le parole. Vi do una, come dire, un piccolo assaggio di un'etimologia sbagliata ma nonostante tutto meravigliosa, di Isidoro di Siviglia. Isidoro deve descrivere il mondo e lo fa partendo dal cielo, è notte. E dice, la notte deriva il proprio nome dal verbo nuocere, perché nuoce agli occhi. È illuminata dalla luna e dalle stelle, proprio perché non deve apparire disadorna. E anche per consuare tutti quelli che lavorano di notte. Allora vedete, non è vero, notte deriva da Nux in greco, però io penso che sia ugualmente meraviglioso. E poi tantissime delle etimologie di Isidoro di Siviglia sono comunque corrette, e giusto dirlo, alla sua memoria. Ma un altro personaggio, e qui lo conoscete già di viso ancora prima che io ve lo annunci, che si è occupato tantissimo di Medioevo, era naturalmente Umberto Eco, che è mancato quasi due anni fa. Non dimenticherò mai la sua data di morte perché è mancato il giorno del mio compleanno che è il 19 febbraio. Lui si è occupato tantissimo naturalmente di medioevo, voi lo sapete bene per il grande romanzo Il nome della rosa, ambientato nella versione cinematografica, eh, nell'abbazia che oggi, che in questi giorni è stata purtroppo oggetto, lo sapete, ecco, le chiuse di San Michele nel Torinese, eh, che ha subito un incendio. Io mi ero molto spaventata perché ho visto Repubblica che diceva in fiamme l'abbazia, pensavo non ne fosse rimasta più nulla, per fortuna a quanto pare. I danni sono limitati. Bene, Umberto Eco ha scritto naturalmente moltissimi libri e io ne ricordo due in particolare, uno che è favoloso bello pulito una lingua non vi sembra eco perché eco ha vissuto molti anni è morto vetusto e quindi ha cambiato anche un po' stile negli anni non vi deve sembrare strano tra l'eco dei 30 anni l'eco di 50 anni e l'eco ormai senile c'è una differenza anche stilistica bene nel 74 lui scrive un libro che è un manifesto il trattato di semiotica generale la semiotica in realtà non esisterebbe ancora come disciplina, anche se molti studiosi hanno parlato della semiotica, che è la scienza che si occupa del segno semiotica. E c'è una grande polemica tra gli studiosi ancora oggi. Ci sono, come dire, <coughs> coloro i quali non aderiscono alla tesi di Eco dicendo, beh, se è tutto segno, allora la semiotica è la scienza della tutologia, non ce la caviamo più. E però è la prospettiva e allora lui racconta di come un uomo entra e si toglie il cappello, si toglie il soprabito e tutto è segno bene, lui che dei il segno ha creato veramente una scuola poi qualche anno dopo nel 1987 scrive un libro piccolo ma bellissimo Arte e bellezza nell'estetica medievale più che un libro di estetica è un libro in cui ci fa capire Cosa sentiva l'uomo medievale? E a un certo punto, a metà libro, eh, non all'inizio, ha l'esigenza di come dire, codificare. Dobbiamo spiegare che cos'è questo benedetto medioevo. E dice: forse l'aspetto più tipico, che meglio caratterizza questa epoca, dando l'immagine di quei processi che voi chiamate medievali, che è una cosa diversa dal medioevo, i processi che voi chiamate medievali, è una visione, la visione. Simbolico, allegorica dell'universo, una visione alla quale l'uomo medievale non può mai rinunciare, perché l'uomo medievale vive in un mondo che è popolato di significati, di rimandi, di sensi altri, di manifestazione di Dio nelle cose, perché Dio è in tutto. Ma dire che Dio è in tutto non significa attenzione: queste sono parole mie, non di ecco, ehm, che è una società come molti credono, estremamente religiosa in senso bigotto, no? È religiosa nel senso che ha la continua, come dire, illuminazione del trascendente. Non è paga di una visione materialistica perché sarebbe troppo semplice, troppo limitato. Troppo poco. E invece è molto più bello, è molto più appassionante pensare che questo tavolo è qualcos'altro, che qualcun altro ci stia guardando. Questo va al di là dell'essere religiosi. Questo è un senso di mistica interiore, in qualche modo. È un senso di simbolismo altro che l'uomo medievale sviluppa in ambito religioso, ma che non significa che è, è religioso ligio nel senso ecclesiale che voi avete in mente. Anzi, molte volte i clerici nel Medioevo ne facevano di cotte e di crude. Andavano nei prostiboli, si ubriacavano, giocavano i dadi, eh, gli ordini minori fino a un certo punto avevano anche le loro mogli, perché è soltanto dal 1000 in poi che, con una, la cosiddetta riforma cluniacense, viene reso obbligatorio il celibato per gli ordini ecclesiastici, per quelli maggiori. Però molti preti di campagna continuano, come dire, a loro avere la, la loro compagna, i loro figli, e questo lo vediamo fino all'età moderna, perché ancora nel 600, nel 700, sì, la signora, come, io non volevo come dire, andare così, ma vede cos'è signora, che oggi viene avvertita come una cosa scabrosa, cioè quando noi sappiamo che magari un prete, come dire, eh, ha dato il suo cuore, cuore, a una signora e eh, non dovrebbe farlo mentre nei secoli passati era qualcosa che tecnicamente non si dovrebbe fare più ma che non è nulla di male avvertita come una cosa anche buona perché magari questo prete di paese nel 500 o nel 600 amava una sola donna con la quale è stato tutta la vita con la quale è affiliato e quando fa testamento lo mette nero su bianco quando io muoio i miei beni vadano la sociam meam alla mia compagna lo si dice normalmente. Quindi come vi dicevo, l'uomo medievale vive in questo mondo di manifestazione di Dio, in una natura che continuamente parlava un linguaggio araldico, dove ve l'ho detto già, un leone non è soltanto un leone, un noce non è solo un noce l'albero, perché un ippogrifo era reale come un leone, proprio perché come quello era il segno di una verità superiore. Bene, e poi comunque è bellissimo ancora in... Arte e bellezza nell'estetica medievale di Ecco, perché ci ricorda ancora proprio come Dionigi, che aveva vissuto molti secoli prima, appunto, nel Medioevo, diceva che proprio dal fatto che il simbolo sia un po' incongruo, cioè che non sia così facile da capire che nasce lo sforzo dilettoso, cioè divertente, dell'interpretazione, perché cogliere un'allegoria è come cogliere un rapporto di convenienza e fruire esteticamente del rapporto. Il medioevo è affascinato da questo principio. In un universo simbolico tutto è al suo posto, proprio perché sempre i conti devono tornare. E allora la società può andare anche a rotoli, possono arrivare anche i barbari, ma noi abbiamo una certezza e quella certezza è impalpabile, ma nonostante ciò, così concreta e così invadente, meravigliosamente invadente. Adesso io avrei voglia di alzarmi, però Alessio Francesco Palmieri Marinoni me l'ha vietato per questioni video. Rimarrò composta. Barbari alle porte. Allora qua faccio una celere, coloro i quali sono molto edotti di storia medievale. Mi perdoneranno, ma abbiamo dei ragazzi, magari qualcuno che non è più tanto fresco di studi, e facciamo un ripasso veloce. C'era l'impero romano. Non sono partita da Adamo ed Eva, eh? quindi. Siamo già a un buon, a un buon punto. C'era l'impero romano. L'impero romano vive per molti secoli, in momenti alterni. Prima una diciamo fase monarchica con i famosi re di Roma, poi la fase repubblicana, poi cade Cesare, cioè coltellano, poi inizia invece la fase, l'età imperiale. A un certo punto però le cose cambiano perché il tempo cambia la società e cambia gli uomini. L'impero romano è in crisi, è una crisi sociale, è una crisi culturale, è una crisi dei costumi, politica, economica. Roma è una grande città parassita perché per poter mantenere questa Roma immensa che ha già un numero di abitanti Sorprendente per l'epoca, tutto un impero deve lavorare. Il Mediterraneo è il cuore di questo impero ed è intorno al Mediterraneo che si dispongono tutti i paesi che diventano province romane, poi diventano parte dell'impero a tutti gli effetti e che devono produrre per Roma, perché a Roma non si lavora. Sto parlando di qualche secolo fa. Non... Ogni riferimento è puramente casuale, però non è casuale perché, ad esempio, Roma inventa una cosa che è ancora oggi tipica, e non lo dico in maniera critica o polemica, della personalità italica, lo dico io che ho origini straniere, ovvero Roma inventa una società clientelare dove se tu sei un personaggio importante devi avere una schiera di clientes che non sono quelli che ti comprano qualcosa, ma sono quelli come i clienti oggi, sono quelli che ti sostengono politicamente o economicamente. E questa è una cosa che vedete si riverbera nei secoli, ancora oggi, quando magari noi sappiamo che il posto di lavoro... È vero, questa vita è vita vera. Va al cugino, eh, alla figlia. Vi sembra brutto, ma è qualcosa di secolare, è la società clientelare dove si basa sui rapporti personali. E questo il Medioevo con i rapporti vassallatico-beneficiari, dove un uomo giurava fedeltà a un altro uomo, lo ha ancora di più fortificato. Ma torniamo al nostro impero. L'impero ormai è in una crisi interna. In questa crisi interna però è ancora un Eldorado per i popoli che vivono al di fuori dei confini dell'impero. Il limes, limes è il nome del confine. Voi immaginate un bel confine fatto bene, tipo cortina di ferro, socialismo reale? No, sono delle baracche di legno. Però queste baracche avevano tenuto. È solo che si mandavano naturalmente i militari a presidiarle. Però il limes è lungo, i soldi mancano. E quindi, quando mancano i soldi, è difficile poter assumere tanti militari. E sempre molta meno gente vuole andare a morire per un ideale. Allora bisogna pagarla. Costa e poi costa armarla, il cavallo, l'armatura. Oddio, l'armatura è fatta di bronzo. Le monete, di cosa sono fatte? Di bronzo. Quindi, avere un'armatura di bronzo è come avere oggi una giacca fatta con le banconote da 50 euro. Molto kitsch. Però, come dire, poi la, la puoi. Ovviamente fondere e farci altre cose, naturalmente non si butta via niente, come del maiale. Bene, in questa società a un certo punto rimangono pochi a custodire il limes e ci sono una miglia di popolazioni al di fuori, arrivano d'Oriente, arrivano dalle steppe euroasiatiche o arrivano dalla Scandinavia dove fa freddo. E per i romani questi popoli sono strani, sono quelli delle saghe di cui ci ha parlato Manda, questi che bevono la birra. Usano il burro invece dell'olio, mangiano i maiali, i boschi, le noci, le ghiande. A loro sembrano degli esseri come dietro gloditi, invece sono molto intelligenti, perché queste popolazioni sono capaci di tirar fuori le risorse dal loro territorio. Perché certo è facile arare i campi quando hai migliaia di schiavi che lavorano per te. Quando vivi in Sicilia e c'è il sole dieci mesi l'anno. Quando invece sei in Scandinavia è molto più utile mandare i maiali allo stato brano nei boschi. Così poi hai le ghiande, così poi gli uccidi, hai le pellicce, hai la carne, e poi puoi avere il latte, i formaggi. Quindi, vedete, non sono affatto dei trogloditi. Sono capaci, lavorando molto meno, a trarre il meglio dalla società, dal punto di vista, come dire, geografico, climatico, che li ha prodotti. Il problema è che alcune di queste popolazioni iniziano a diventare un po' cattive. E d'altronde sono uomini, come dire, ehm, gli uomini che sono giovani in salute devono fare la guerra. Nelle popolazioni cosiddette barbarie. Che praticamente in tutte, eh, nella fine dell'Evo antico e all'inizio del Medioevo, pensate il IV, il V, il VI secolo dopo Cristo: un uomo è libero se fa la guerra, se è capace di andare in armi, quello lo rende libero. Quindi tutti gli uomini i giovani vanno a fare la guerra, diventano dei professionisti della guerra, dei tecnici. E allora gli imperi, che sono due, perché c'è quello romano Roma e c'è quello bizantino Costantinopoli, che si chiama Impero Romano perché i bizantini si autodefiniscono romani. Però parlano in greco, pregano in greco e stanno a Costantinopoli. Però l'imperatore dei bizantini si chiama Basileo, Anton Romanoi, imperatore dei romani, perché l'impero era uno, poi si è diviso in due, ma ognuno crede di essere l'imperatore giusto, naturalmente. Eh? È l'altro che sta facendo qualcosa che non deve. Sempre così. Bene, in questa situazione i due imperi hanno la brillante idea: beh, ci sono questi barbari, fanno bene la guerra, i nostri non vogliono andare, li paghiamo. E allora, beh, dobbiamo in qualche modo mettere a posto le cose perché c'è anche la burocrazia e allora li chiamiamo federati, sono i federati dell'impero e vanno a fare le guerre per noi. E il problema è che i federati, come tutti i mercenari, quando non fanno la guerra per te Potrebbero farla contro di te. E questo è un po' l'aspetto. E allora, tante volte, l'impero bizantino fa in modo mm, di spingerli verso occidente, in modo di allontanare il problema. Vabbè, io vi ho pagato, la mia battaglia l'avete fatta, ma andate, andate, andate più verso Roma, verso occidente. Bene, questi popoli, alcuni di questi che fanno man forte e fanno la voce grossa, spingono in avanti gli altri, perché ci sono anche le famiglie, i bambini, ci sono anche i popoli più deboli e questi si spaventano e diventano profughi, come al giorno d'oggi, come i siriani. Scappano dalle guerre, non si portano dietro nulla, la famiglia, i bambini, un carro, un cesto sulla schiena, sono disperati, hanno dietro le spalle dei violenti che vogliono ucciderli, che vogliono, come dire, annientarli, che vogliono sottometterli. E allora l'unica via di scampo è l'impero, ma l'impero ha quel limes. E allora le persone sono disperate, spingono, e sono 100, 200, 1000, aumentano: spingi, 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 tiri giù il limes. Allora, la cinematografia ci ha regalato dei film epocali dove vedete questi sanguinosi. Ops, è successo qualcosa alla slide. Dal Macintosh, vabbè, la lascio così in realtà è un problema di trasmissione tra i sistemi operativi. Queste popolazioni sono tantissime. Di alcune, voi non sapete mai il nome, sono anche nomi difficili da ricordare. I più famosi sono i Franchi, i Visigoti, Ostrogoti, Goti dell'Est e Goti dell'Ovest, Svevi, Burgundi, i Bandali, Alamanni, quelli che arrivano ancora più da Oriente, dalle steppe euriasiati, come gli Unni e poi gli Avari e gli Ungari nel X secolo. bene eh, esattamente le cose non vanno tante volte come credete, non sono così violenti e non sono queste grandi invasioni. Di solito penetra all'interno dell'impero, c'è una convivenza abbastanza pacifica. Sono coloro i quali arrivano a, come dire, eh, lasciarsi termine, prendetelo con le pinze, sottomettere dalla cultura dominante e quindi apprendono la lingua latina, iniziano a scrivere in latino, si convertono alla religione cristiana se non sono già stati cristianizzati. Diciamo che quando sono stati già convertiti di solito è un problema, perché quando i barbari cosiddetti venivano convertiti, venivano convertiti in Oriente e spesso venivano convertiti nella forma cristiana dell'arianesimo che non era accettata dai cattolici, quindi per un cattolico era molto peggio un ariano di un pagano. Ora non confondete il termine ariano con la seconda guerra mondiale, razza, biondi, non è questo. Ariano in questo caso era una, diciamo, dottrina cristologica che era stata proposta da un vescovo, eh, un teologo molto raffinato che si chiamava Ario. Dovete anche ricordare che quando il cristianesimo si diffonde nei primi secoli dell'era cristiana, non è ancora qualcosa di fisso, come noi siamo abituati oggi, dove abbiamo una liturgia, delle preghiere, una Bibbia. Ovviamente la Bibbia già esisteva, ma l'interpretazione era ancora molto labile. Qui c'è stato un periodo, il periodo del cosiddetto dibattito cristologico dove i grandi teologi litigavano in maniera anche molto violenta e ruenta su quella che doveva essere la giusta interpretazione dei testi oppure le vere nature di Cristo. Naturalmente una di queste posizioni ha avuto la prevalenza, le altre sono state condannate, ma hanno continuato a sopravvivere talvolta per secoli o a volte sopravvivono ancora oggi in alcune aree geografiche. Questo per farvi capire che anche la questione cristiana era una questione molto ricca e complessa e affatto uniforme. È un aspetto dovuto anche al fatto che dal mondo ebraico dove è nato il cristianesimo con Cristo che era ebreo naturalmente, di primo acchito il cristianesimo per arrivare in Occidente è arrivato via Grecia e la Grecia era un paese, una società che aveva una grande tradizione filosofica, quella dei filosofi greci. Quindi erano molto abituati a, come dire, fare... Eh, appunto, perdonate se uso lo stesso termine, eh, fare moltissima riflessione sui testi anche in maniera polemica e anche in maniera di levatura altissima. E questo che ha reso anche il dibattito cristologico così complesso perché è andato a innestarsi in un mondo che era già abituato a categorie di, di pensiero alte e complesse. Ma torniamo ai nostri barbari, che abbiamo detto non sono così barbari. Qui vi ho proposto una cartina, ma ne trovate tantissime, perché variano anche. Anche da secolo a secolo dove vedete alcune delle popolazioni principali e alcune delle principali appunto vie di penetrazione da eh, come dire l'Europa centro settentrionale scandinava oppure dall'Oriente e dai paesi dell'Europa centrale e orientale sono veramente tantissimi ma adesso visto che il tempo comunque mi è tiranno e non posso dilungarmi troppo è arrivato il momento di parlarvi delle lunghe barbe erano forse un po' hipster, non lo sappiamo perché non abbiamo foto del Medioevo. Ho voluto mettere questa immagine per farvi sorridere prima di parlarvi invece di stupri, incendi, sangue e morti perché si arriva anche a quello. Allora quando voi avete quest'idea, che vi ho detto essere un po' distorte, dei barbari che arrivano e sono violenti, tirano giù tutto, e eh certo non è esattamente che sono andate così le cose, i franchi per esempio sono penetrati in maniera molto soft. Ma invece c'è un caso in cui tutto questo corrisponde esattamente a verità, ed è il caso dei longobardi. I longobardi sono una popolazione che si pensa, naturalmente è ancora come dire, oggetto di studio e di ricerca, ma che a grandi linee dovrebbe essere arrivato o dalla penisola scandinava oppure dall'Europa orientale. Fatto sta che a un certo punto queste popolazioni si muovono. Sono un crogiolo di diverse etnie. Ricordate sempre che quando nel Medioevo parliamo di un popolo, non parliamo di un popolo nel senso moderno contemporaneo. All'interno dei longobardi c'erano naturalmente persone di diverse etnie, di diverse lingue e di diverse provenienze geografiche, accomunate magari dal fatto di avere eh, magari nemmeno accomunate, che però magari erano pagani, erano tutti ariani, erano tutti germani, erano tutti barbarici. Anche il termine è un termine sul quale riflettere. Io stasera l'ho usato molto, l'ho usato per farvi capire, perché è una parola che, come dire, è abbastanza comune nel linguaggio storiografico, ma è una parola scorretta. Beh, barbaro etimologicamente lo sapete. È una parola onomatopeica, ovvero che deriva da un suono, barbaro Era il modo dispregiativo, proprio brutto, con il quale gli antichi greci chiamavano quelli che non erano greci, che quindi non sapevano il greco, che per loro era una lingua raffinata, perché era la loro, e quindi farfuiavano, dicevano non si capisce, fanno barbar, barbari. Bar quindi capite subito. Che il termine barbaro nasce con una connotazione negativa. È un modo brutto di dire straniero, non è un modo bello. A un certo punto, però, perché si iniziano a cambiare le cose? Allora, nel 1800 è il secolo della, come dire. Ehm, gran, è la grande stagione del positivismo, del neopositivismo, della riflessione sulla storia e le grandi discipline che nascono come discipline universitarie e vengono codificate. C'è come dire una parte sostanziosa dei più grandi storici dell'Ottocento, in particolar modo medievisti, sono tedeschi. Capite che per un tedesco parlare dei germani perché tutte queste popolazioni sono germaniche, quasi tutte, in maniera dispregiativa non è carino, perché starebbe insultando i suoi avi. Allora naturalmente sono proprio i tedeschi a capire che è un termine dispregiativo che non deve essere usato, barbaro, e allora iniziano a introdurre un concetto che oggi è un concetto di straordinaria modernità, che anzi noi tutti dovremmo avere oggi in mente chiaramente con quello che sta accadendo nel nostro mondo, con i profughi, con le guerre, con i disperati che bussano alla porta del nostro paese, dico nostro anche se non sono italiana di origine, ovvero le popolazioni che si spostano per cercare qualcosa di meglio per sé, le proprie famiglie e i propri figli. Sono le migrazioni di popoli. Non sono barbari, sono popoli che si spostano alla ricerca di condizioni migliori e che creeranno un mondo diverso, che è anche il nostro mondo. Perché io. Come dire, vi assicuro che voi siete molto più eredi del medioevo germanico che non dell'antichità romana. Magari lo siete nella lingua, magari lo siete nei nomi perché preferite il nome Marco al nome Agilulfo, però vi assicuro che siete molto più medievali che non antichi nel senso dell'antica Roma, per quanto concerne molte cose che usate voi oggi. Ah, e ricordate anche che quando... Vi abbottonate una maglia, mettete gli occhiali o fate un assegno. Usate qualcosa che è stato inventato nel Medioevo: l'assegno, la lettera di cambio, gli occhiali, i bottoni, sono tutte invenzioni medievali. Bene, allora vi dicevo, sono le migrazioni di popoli che i tedeschi chiamano Völkerwanderungen, Völkerpopoli, Volker al singolare, Völker al, plur, al singolare, Völker al plurale. Valderungen, migrazione, sono i spostamenti. Allora arrivano i Longobardi. I Longobardi si spostano, vanno nella Pannonia. La Pannonia era il nome di una provincia romana che corrisponde oggi a grandi linee con l'Ungheria, quindi a est, confronto dell'Italia, nell'Europa centrale e non orientale. Da lì, a un certo punto, spinti da altri popoli, invadono l'Italia. Penetrando dall'Italia orientale, quindi nella zona di Aquileia, di Venezia. Venezia non c'era ancora. Ebbene, è il 568. Alboino, il re dei Longobardi, li guida. E allora, quando voi immaginate l'invasione barbarica violenta fatta di morti, stupri, assassini, è questa. Loro sono ariani. C'è, come dire, un grande scontro anche teologico. Ma a un certo punto i Longobardi fondano in Italia un regno strepitoso, diventano i sovrani d'Italia, si convertono poi al cristianesimo a un certo punto in forma cattolica, e iniziano a scrivere, a tramandare e soprattutto usano uno dei loro talenti maggiori, che è quello dell'arte orafa, come vedete nella splendida corona ferrea che fu di Teodolinda e che è oggi custodita nel museo. Di Monza. Bene, il regno dei Longobardi dura ufficialmente dal 568 al 774 quando Carlo Magno lo tira giù spodestando il re dei Longobardi di quell'epoca, che si chiamava Desiderio e che era anche suo suocero perché era il papà della prima moglie, ma lui aveva eh, ripudiato la prima moglie, quindi aveva anche risolto. Il problema familiare. Bene, però c'è qualcosa di straordinario perché i Longobardi, quando vengono in Italia, occupano soprattutto la pianura padana, che inizia a prendere il loro nome Longobardia-Lombardia. Nel Medioevo la Longobardia Maior era tutta la pianura padana, compreso anche il Piemonte, parte della Liguria, il Veneto, non solo la Lombardia. Alcuni vanno a sud, sotto Roma, e quella la chiamano Longobardia Minor. Loro hanno anche delle leggi, naturalmente, che sono diversissime da quelle dei romani. E il Medioevo, a differenza delle nostre società attuali, non conosce la nazionalità del diritto, ma la personalità del diritto. Ovvero, quando voi siete in un processo legale, in una contesa giudiziaria, non vale la legge del paese dove vi trovate. Se adesso noi facciamo una causa legale, che voi siate italiani o stranieri, siamo in Italia. Se fate un reato in Italia siete giudicati per le legge italiana se andate qui a processo, giusto? Nel Medioevo no. Nel Medioevo quando si inizia un processo le parti devono dichiarare il loro diritto. E quindi magari la signora Rosa, Rosa dice, beh io vivo per la legge dei Romani. Poi arriva Gilulfo, pieno di Gilulfo, eh, cioè proprio una... Gilulfo è un nome come la. E dice: No, io vivo per la legge dei Longobardi e badate sono diritti diversi, sono molto diversi, soprattutto nella questione eredità, famiglia, donne. Perché ad esempio i romani avevano la dote, la donna dava la dote, come si usava anche nella società italiana, magari si usa, non so, da qualche parte ancora oggi. Mentre invece le popolazioni germaniche era il contrario la mattina dopo il matrimonio, era l'uomo, il marito fare un dono alla sua sposa, Che si chiamava Morgan Gabe, il dono del mattino. Ma perché i longobardi si chiamano longobardi? Ebbè ve l'ho detto. Hanno le barbe lunghe. E noi come lo sappiamo? Lo sappiamo grazie a Paolo Diacono, che era un uomo di chiesa vissuto durante l'epoca di Carlo Magno, per il quale ha lavorato, che era un longobardo e che scrive tutta la storia del suo popolo, dalle origini fino agli anni in cui lui vive. Quando lui scrive le prime parti sono parti di mito, di fantasia, di meraviglia, di invenzione, perché ovviamente lui non le ha viste, sono cose accadute due secoli prima di lui abbondanti, poi man mano che si avvicina alla sua epoca diventa fedele. Però lui ci racconta delle cose straordinarie, ma lo vediamo anche in imbarazzo e questo suo imbarazzo ci fa molto sorridere perché... Lui è un uomo di chiesa e vive secondo le leggi di Dio e beh, non bisogna fare del male, non bisogna uccidere e lui deve raccontare invece dei suoi che sono pagani, che sono violenti e però non li vuole umiliare perché è il suo popolo e lui come mai in quel momento che Carlo Magno è arrivato e ha dato fine al regno longobardo sente un grande orgoglio longobardo Perciò lui cerca sempre un po', come dire, dare un colpo alla botte, un colpo al cerchio, perché d'altra parte è un uomo dell'VIII secolo, di una società cristianizzata, ma è anche un longobardo. E allora lui ci racconta una storia bellissima. I vandali, eh, un, perdone, i Longobardi una volta non si chiamavano Longobardi, si chiamavano vinili. E loro devono andare in guerra contro i vandali, che sono temutissimi. D'altro canto, vandalo oggi viene usato anche come sinonimo di persona violenta. Perché i vandali andavano in giro a fare scorribande un po' colorite. Bene, allora siamo in un contesto mitico delle divinità del Pantheon germanico. Le più famose sono Wotan e sua moglie Freya. Voi nei testi, anche in quello di Paolo Diacono, a seconda delle traduzioni, potreste trovare dei nomi diversi. Wotan potrebbe essere scritto Gotan, ma è sempre la stessa divinità. È un po' il Giove, lo Zeus dei Germani. Grande, grosso, sta in cielo, con una lunga barba bianca. Se ne parla molto nei miti nordici, anche islandesi, di cui abbiamo avuto un assaggio a inizio della serata. Bene, loro non sanno che cosa fare e allora, a un certo punto... Vanno i Vandali, vanno a chiedere a Votan di concedere la vittoria a loro e non ai vinili. Dobbiamo andare in guerra domani mattina con quest'altra popolazione, dai la vittoria a noi. Allora Votan risponde che avrebbe dato la vittoria ai primi che si sarebbero presentati all'alba quando lui avrebbe aperto la finestra, avrebbe visto il sorgere del sole, il primo popolo. Sarebbe stato quello cui avrebbe dato la vittoria. Ma visto che gli uomini fanno la guerra, ma evidentemente sono le donne che tessono dietro, e abbiamo visto quanto nel mondo germanico eh, comunque le donne sono, hanno ruoli forti, allora Gambara, che era una Vinila, va a parlare con la moglie di Wotan, Freya, e gli chiede un consiglio. Allora, come dire, solidarietà femminile, Freya dice a questa signora longobarda: Tu fai così domani mattina all'alba si presentino tutti gli uomini, ma fai venire anche le donne, visto che le donne hanno i capelli lunghissimi, devono mettersi davanti alla faccia, così belli attaccati, in modo che sembrino delle barbe, delle barbe lunghissime. Lei lo fa, e si alza, apre la finestra, che poi è anche questa cosa che apre la finestra, questo vive nell'Olimpo però, saprà lui, fa così con la nuvola, dice cioè, ma chi sono questi qua con i lunghi barbi? E la moglie? Visto che tu gli hai dato il nome, adesso gli devi dare la vittoria. E così i Longobardi hanno vinto e da quel momento in poi si chiamano lunghi barbi, quelli con la barba lunga. Paolo quando ce lo racconta dice questa è soltanto una favola, però tutti i medievali quando devono spiegare perché si chiamano Longobardi dicono perché abbiamo le barbe lunghe. Bene, e allora avete visto che dal mito si va, come dire, incontro a popolazioni che non si conoscono. E io cosa vi ho detto stasera? Quando non conoscete qualcosa o qualcuno, bisogna riempire questo vuoto. Bene, allora facciamo una riflessione. La Terra non è piatta. Mi dispiace deludervi, ma l'uomo medievale non credeva che la Terra fosse piatta. Ormai moltissimi studiosi, tra i quali anche Umberto Eco, hanno dimostrato ampiamente che... L'uomo medievale non aveva la certezza della forma della terra, ma la ipotesi prevalente che fosse sferica, non che fosse piatta, che fosse sferica. E voi dite, ma perché le cartine sono piatte? Questa è la più grande mappa del mondo, il più grande mappa mondo medievale arrivato fino a noi. È una famosissima mappa su pergamena. Eh, di dimensioni notevoli, un metro e mezzo per un metro, realizzata nel 200 in Inghilterra a Hereford. Bene, e voi dite, ma qua la Terra sembra piatta? E quando abbiamo l'Atlante lo apriamo com'è? Perché quando voi la dovete rappresentare in un foglio, come fate a fare la sfera? Allora, il fatto che loro la rappresentassero così è ovviamente, come dire, una versione semplice, perché non si può rappresentare una sfera su un piano che è un solido. Questo non significa però che l'uomo medievale... Pensasse che la Terra fosse piatta, pensava che fosse più piccola, pensava magari in alcune teorie che fosse organizzato diverso, il, il, diversamente il mondo celeste. Però una, un aspetto che prova che pensasse che la Terra fosse sferica è il problema degli antipodi. Voi sapete che dire che un luogo è antipodi, dal punto di vista geografico, significa che è esattamente opposto dove noi ci troviamo. Dall'altra parte della sfera. Allora l'uomo medievale pensa, non avendo coscienza della forza di gravità, e dice: Ma come fanno gli uomini che vivono nella parte di sotto della sfera a non cadere? Ah beh, camminano a testa in giù, così sono gli antipodi ed è una delle popolazioni mitiche create dal Medioevo non tutti naturalmente nel Medioevo credevano che vivessero gli antipodi alcuni dicevano vabbè cammineranno sulle mani ma cadranno lo stesso eh insomma non è che basta vivere a testa in giù per ovviare il problema della gravità però come dire è molto diffusa ecco questa questa immagine non rappresenta gli antipodi però in realtà rappresenta una questione della città divina della città celeste di Sant'Agostino però io l'ho scelta per farvi vedere un po' come l'uomo medievale doveva immaginare che gli antipodi vivessero con un dove vivevano loro. Se voi vivevate a Mediolano o a Legnano, i vostri antipodi stavano così, questi camminavano coi piedi e eh, non con le mani. Bene, eh, questa è una delle rappresentazioni più famose de degli antipodi e del maestro delle metope. Le metope sono appunto queste formelle, questi insomma blocchi. Di pietra, decorati, scalpellati con delle immagini. Sono famosissime, appunto, queste che sono eh, parti del Duomo di Modena, realizzate da un artista anonimo nel XII secolo che noi chiamiamo il Maestro delle Metope perché non sappiamo come si chiama. Lui fa vedere un sacco di figure fantastiche, anche la sirena, una sirena con due code, ma rappresenta anche gli antipodi. Questa è una visione laterale. L'ho scelta perché vedete anche la ragazza alla treccia, molto carina. E poi una, un, un falco, un'aquila, insomma, un animale di questa famiglia. E poi vedete, questo è un antipode. Lei vive giusta, l'altro vive a testa in giù. E qua lo vedete meglio in una figura frontale. Bene, a un certo punto, cerco di andare avanti veloce perché so che il tempo stringe, sono arrivate tutte queste popolazioni cosiddette. Barbariche. L'impero romano, come noi lo ricordavamo, è finito, nascono i cosiddetti regni romano-barbarici, che sono la commistione, la fusione delle tradizioni culturali, amministrative, burocratiche romane dell'età appunto degli antichi romani, con quelle che portano le nuove popolazioni. L'italiano deriva dalla lingua latina, ma diverse sono le parole che sono di origine germanica. In latino guerra si diceva bellum, da cui ad esempio bellico, l'aggettivo. Però noi non diciamo bella per dire guerra, noi diciamo guerra come in germano. E questo ci fa anche capire che, visto che quasi tutte le parole. Dalle lingue germaniche passate all'italiano sono parole militari, ci fanno capire anche che erano uomini che facevano della guerra la loro attività principale. Poi arriva Carlo Magno, che era anche lui un germano, era un franco e parlava franco, neanche se conosceva il latino. E a un certo punto unisce di nuovo, in un grande impero, il territorio vastissimo che corrisponde a grandi linee all'Europa attuale. Ma il baricentro si sposta il baricentro geografico perché io vi ho detto che il cuore dell'impero romano era il mar Mediterraneo per un abitante un cittadino dell'impero romano l'africa Aveva lo stesso valore della Sicilia, della Spagna e della Sardegna. Erano tutte parti dell'impero romano e anzi il litorale settentrionale del continente africano dava le province più raffinate, con maggiore cultura, anche con come dire, apporti di grano più importanti. Erano province fondamentali. Il Medioevo invece ha una visione diversa del Mediterraneo. Il Mediterraneo diventa un confine, non è più il cuore, il baricentro si sposta in alto. Nell'Europa centrale, dove c'è oggi la Germania e dove ci sono le popolazioni germaniche che diventano padrone del nuovo impero. Nel frattempo nasce anche la religione islamica. E a quel punto, a maggior ragione, il Mediterraneo diventa un confine perché, man mano. Questa nuova religione inizierà a diffondersi prendendo territori dell'ex impero romano che convertirà e diventeranno due mondi opposti, due mondi che però comunicheranno e faranno anche molti commerci, ma che comunque diventano due mondi diversi. Bene, però il problema dei barbari non è finito. Carlo Magno muore, poi gli eredi, e poi arriva Federico Barbarossa che di nuovo. Arrivano gli Ottoni, nono X secolo, un'altra grande dinastia di imperatori: Ottone I, Ottone II, Ottone III. Poi ancora di nuovo un decadimento, poi emerge di nuovo una figura, una famiglia, un'etnia: gli Svevi, Federico II, poi Enrico VI, il figlio vive poco, Perdon, Federico I, poi Enrico VI, poi Federico II. Bene, tutti questi grandi imperatori. Hanno sempre dovuto affrontare le minacce che arrivano dall'esterno. Non sono più i Borgundi, non sono più i Longobardi, sono molto peggio nel X secolo. Sono i nomadi delle steppe. Sono i Vandali, che sono i variaghi, che arrivano, sono navigatori dal nord. Poi ci sono i saraceni che arrivano via mare, che sono di religione islamica. E poi ci sono gli ungari, ma loro gli ungari non li conoscono, non sanno chi siano, non li hanno mai visti. E allora cercano, cercano e hanno poche fonti a disposizione, hanno ad esempio la Bibbia che è il testo per Antonomasia e hanno anche altre fonti che raccontano degli unni, che raccontano degli avari. E allora per l'uomo medievale unno è uguale a ungaro. Che sono popolazioni diverse, con lingue diverse, vissute a sei secoli di distanza, cinque, sei secoli di distanza. E qui c'è un problema di nomi, perché voi prendete una fonte del decimo, undicesimo, dodicesimo secolo, c'è scritto avaro e c'è scritto uno, ma noi sappiamo che è ungaro, che è una cosa diversa. I nomadi delle steppe fanno paura non solo perché sono violenti, fanno paura perché sono imprevedibili. Quando un guerriero dell'impero deve affrontare un altro guerriero sa più o meno come si fa. Ci sono delle regole, no? No. Loro fanno la guerra in modo completamente diverso e sono spaventosi e sono terribili. Secondo loro sono anche demoniaci perché vanno sempre a depredare i monasteri. In realtà gli ungari dei monasteri in sé, come luogo sacro, non interessava a nulla. Avevano una religione politeistica, un pantheon di divinità loro, ovviamente. Andavano nei monasteri perché i monasteri erano le banche dell'epoca. Nei monasteri è pieno di olio, di vino, di derrate alimentare, di oro, di suppellettili nel X secolo. Quindi andavano lì perché lì trovavano molte cose da rubare. Era il loro lavoro. I nomadi delle steppe vivono nelle steppe. Nelle steppe non si può coltivare. Sono, è, sono, è un ambiente assolutamente inospitale, fatto di grandi freddi, di grandi aridità, di grandi caldi, di venti, dove bisogna spostarsi a cavallo. Non i cavalli che ci sono qua, sono cavalli piccoli, tozzi, pelosi. Bisogna bere il latte di cavalla, la carne, coprirsi. Si passa quasi tutta la propria giornata, quasi tutta la propria vita a cavallo. Non si è capace a coltivare la terra. E d'altro canto, chi può coltivare questa terra così arida? Allora bisogna spostarsi e andare là dove c'è qualcosa da prendere. Bene, dovete sapere che ogni popolo vive di un'attività commerciale. E l'attività commerciale dei nomadi delle steppe è rubare. Quando vuoi qualcosa e non ce l'hai, vai e te lo prendi. È un sistema economico è un sistema economico immorale, ma è un sistema economico. Passata tutta questa stagione, quando le popolazioni dell'Europa occidentale pensano di essere tranquille, tutto un tratto da oriente arriva a voce di un grande flagello. Un uomo in Asia che si chiamava Temujin riesce con un'ascesa sorprendente a unire popoli tra di loro diversissimi, non solo di conquista, ma li organizza, li organizza in maniera perfetta. In gruppi da cento, in gruppi da mille, sono una macchina da guerra, vanno e prendono tutto e a un certo punto diventa l'impero più esteso della storia dell'umanità. Questo impero così esteso, alla morte di Gengis Khan, viene diviso tra i suoi tre eredi. Non c'è il principio di Primogenitura, quindi non eredita solo il primo, ma ereditano tutti. Lui ha tre figli. Un figlio muore subito, quindi passa al nipote di Gengis. Gengis Khan vuol dire semplicemente signore universale. Khan è un titolo che è diffuso. Tra l'altro, tutti i condottieri militari mongoli sono dei Khan, è un titolo molto diffuso. Bene, a un certo punto, quando sono in tre, si dividono un impero. Tu. Prendi la parte più oriente, quella che corrisponde alla Cina. Tu prendi la parte centrale che va verso i territori islamici e quindi a un certo punto nella seconda, intorno al 1280, nella seconda metà del 200, cioè del XIII secolo, una parte dei mongoli si islamizza perché va nell'antica Persia e da lì si convertirà e creerà tutto un altro diciamo, filone di tradizione mongola raffinatissimo e fortissimo che durerà per dei secoli. E poi c'è ancora una parte. Quella che più a ovest per loro, quella che è verso occidente, verso il Caucaso e poi andando più avanti verso l'Europa. E quella è la più interessante, perché quella si muove in maniera allettante verso quell'ex impero romano che sembra che abbia così tante ricchezze. E allora Batu, che è un ragazzo giovanissimo, il nipote di Gengis Khan, è da questa parte, va e inizia a fare delle grandi guerre dove vince. Vince prima sui russi, sul principato di Novgorod, di Kiev, uno ad uno. E poi arriva nell'Europa centrale, Polonia e Ungheria. È la devastazione. Il 60% della popolazione di quell'area perde la vita. Siamo intorno al 1240, 1242. Ma perché? ve lo racconto, stavano poi per arrivare anche in Italia, sono arrivati a 100 km dal confine italiano, poi sono tornati indietro, tante sono le motivazioni, era morto il Gran Khan e Batu voleva tornare per l'elezione, poi c'era un problema che era da anni che erano lontani dal centro e bisognava mantenere 40, 100.000, 400.000, non sappiamo il numero esatto, di uomini che non sapevano coltivare. Fare la guerra continuamente è un grande dispendio di energie, non solo ovviamente economico. Quindi sono tanti motivi. Però quello che a noi interessa, quello che a me interessa, intanto vi faccio vedere qualche immagine originale, questa è stata realizzata in ambiente islamico, quelli con il, il copricapo appunto sono mongoli. Questa è una miniatura originale che rappresenta la battaglia di Lenica, Lenica in realtà, che in Polonia, 1241, una delle battaglie più sanguinose tra i mongoli, nomadi delle steppe. E un contingente europeo. E questa invece è una miniatura che rappresenta invece l'ingresso dei Mongoli in Ungheria e il re Bela IV che scappa. Tra l'altro, tutto questo è stato oggetto della mia tesi di dottorato e poi di un saggio che ne è venuto fuori. Bene, ed è in Ungheria che si tiene la battaglia più sanguinosa, in quella che oggi è una parte periferica dell'Ungheria, al confine con l'Ucraina. Ma che all'epoca era al cuore, sappiate che il regno d'Ungheria era uno dei più grandi del Medioevo dal punto di vista dell'estensione geografica. Voi avete oggi un'idea, come dire, un po' periferica di alcuni paesi, ma un'idea che purtroppo è una deviazione del socialismo reale, perché ci siamo abituati a una società dove c'è un al di qua e un al di là, i paesi che sono a ovest e a est della Cortina di Ferro. Quindi molto spesso l'Ungheria viene considerata un paese dell'est, non è a est. È in centro all'Europa. È un paese dell'Europa centrale e non dell'Europa orientale. E soprattutto questa idea che siano paesi lontani, strani, è un'idea proprio del Novecento post-socialismo reale. Perché fino insomma, ai inizi del Novecento erano paesi con i quali si interagiva normalmente e soprattutto l'Italia era legatissima all'Ungheria. Bene, in questa piana che si chiama Muchi, si tiene la battaglia di Muchi, Muchi in ungherese. È una battaglia dove vengono massacrati gli ungheresi e nel 1994 un architetto ungherese crea questo monumento immenso che si vede anche dall'aereo di croci per commemorare la carneficina. Nonostante ciò gli ungheresi pur perdendo in quella battaglia riescono a fare una resistenza forte, un effetto cuscinetto che come dire inizia a bloccare la forza d'urto dei nomadi delle steppe. Ma perché vi parlo di loro? Vi parlo di loro perché io prima ve l'ho detto che ogni popolo in questo Medioevo è un crogiolo di etnie diverse. E allora c'è un problema. Quando i mongoli arrivano alle porte dell'Occidente, i uomini dell'Occidente non hanno idea di chi siano. E vanno a cercare di nuovo, vanno a cercare nella Bibbia. Loro li chiamano in modo sbagliato, non li chiamano mongoli, li chiamano Tartari perché i mongoli di Gengis Khan? In un effetto domino, dove andando avanti trascinavano e buttavano giù tutto quello che trovavano, riescono anche a sottomettere una popolazione orientale, mezza cinese, dei tatar. Tatar, tartari. Allora i cristiani occidentali iniziano a chiamarli tartari. Ma il tartaro è il nome dell'inferno pagano e poi diventa anche il nome talvolta dell'inferno cristiano. Allora Arrivano dall'inferno ed è quello che credono gli uomini del Medioevo. Due sono i popoli dei Mongoli: c'è il popolo della realtà concreta, ed è un popolo di nomadi delle steppe che, come vi ho detto, arriva da Estremo Oriente e crea un impero grandioso. L'altro popolo è un popolo della realtà immaginifica. Ed è quello che a noi interessa, non il popolo che esiste, ma il popolo che si creda che esista, un popolo giunto dall'inferno, assetato di sangue, che anzi si nutre di sangue e se viene dall'inferno non possono essere altro che demoni. La prima assimilazione con Gog e Magog, ne parla Ezechiele nella Bibbia, nell'Antico Testamento, nelle profezie, lui parla di Gog e Magog, ma Gog e Magog nell'Antico Testamento. Non sono ancora dei popoli. Sono un luogo e un principe. Ma non si sa per quale motivo. Presto Gog e Magog iniziano a presentare nomi di popolazioni e sono popoli infernali, popoli maligni, che in alcuni casi vengono chiusi in un luogo per evitare che facciano un inferno di sangue e di peste. Addirittura Giovanni nel Nuovo Testamento ne parla nell'Apocalisse, e in quel caso sono diventati assolutamente dei popoli: Gog e Magog, Magog, Magyar, Magiaro, Ungherese, e vedete di nuovo e per assonanza: Magog, Mongolo. Allora a un certo punto, alcuni cronacristi medievali chiamano i mongoli mongoli. Ma poi continuano a usare il termine tartaro, pur sapendo che in realtà si chiamano mongoli, perché funziona bene. È un po' come quando i quotidiani o i giornalisti della televisione inventano un neologismo. Tangentopoli, è una parola inventata. Bunga bunga, scusate. È una parola inventata e si pensa sempre a Silvio, non bisognerebbe nominarlo, vedete. Sono parole inventate, noi sappiamo che non esistono, ma le usiamo e le usano i giornalisti perché funzionano molto bene, sono funzionali, esprimono in maniera sintetica un concetto e allora poco importa se si chiamano mongoli, perché se sono creature infernali funziona molto di più chiamarle tartari. Le fonti qua sono meravigliose, anche perché i mongoli l'hanno capito ci giocano e allora magari si mettono delle maschere terribili o si dipingono il viso o fanno dei versi degli urli per avvalorare la tesi di essere creature infernali. Ah, hanno tantissime idee, quando sono pochi, di solito loro sono pochi, gli altri sono molto di più, però loro sono più forti, sono più scaltri. E allora se hanno pochi uomini, ma hanno molte cavalcature perché ogni uomo di solito ha quattro cavalli, non è mica la macchina che ci metti la benzina, quando il cavallo è stanco lo devi cambiare. Quindi, se tu sei un guerriero che si muove solo a cavallo, sei un cavaliere, hai più cavalli da cambiare. Quindi, sei un uomo, hai quattro cavalli? Bene, montiamo dei fantocci sui cavalli scossi, così quando il nemico ci vede da lontano, pensa che siamo quattro volte il numero. Oppure, una cosa che loro facevano molto spesso era la fuga simulata, facevano finta di scappare per poi tornare alle spalle. Poi loro hanno un modo di combattere diverso, non combattono corpo a corpo. Loro hanno terrore di combattere corpo a corpo. Loro invece sono molto abili nel combattere da lontano perché sono degli arcieri fantastici e riescono a falcidiare, a uccidere migliaia di persone con le loro frecce da lontano. E sono veloci e sono armati alla leggera: hanno la faretra dove si mettono le frecce e hanno l'arco. Gli altri hanno il metallo, hanno l'armatura. E quindi, cento mongoli possono massacrare in maniera molto semplice, mille milites occidentali, come non credere che arrivino dall'inferno. A di tua gira una leggenda che è bellissima. Alessandro Magno, il grande imperatore macedone, che nulla c'entra col Medioevo, è un personaggio amatissimo dal Medioevo. Si dice che lui abbia costruito questa, una grandissima muraglia di ferro. Il ferro, ve l'ho detto, serve per le armature, serve per cognare moneta, è prezioso, è costoso, non è legno, è ferro. Costruisce questo grande muro, questo grande cancello di ferro dove chiude dietro i popoli di Gog e Magog. E questo credevano gli uomini nel 200 quando sono arrivati i mongoli. Poi i mongoli sono arrivati, hanno trovato diverse soluzioni, hanno detto addirittura che i mongoli erano cannibali, mangiavano le persone, si dice che la carne umana sia buonissima. Qui c'è da chiedersi sono cannibali, antropofagi o gourmet? Bene, questa è una miniatura originale del 200, realizzata da un cronachista eccezionale che si chiamava Matthew, era inglese, era un monaco, eh, no, perdone, era un frate, Matthew Paris. Matthew Paris scrive la Cronica maiore, dove, Maiora, dove scrive eh, della storia del mondo e anche di quello che capita, ma lui non è soltanto un ottimo cronachista, un grande storico, è anche un bravo disegnatore e allora Walking Dead rappresenta i mongoli lui i mongoli non li ha mai visti ma è questo il bello, quasi nessun cronachista medievale che vi parla di un popolo che vi parla degli antipodi li ha mai visti, perché nel medioevo non conta l'esperienza conta la saggezza e conta lo studio, conta di più dell'esperienza empirica del dato empirico, bene lui i mongoli li rappresenta così Forse qua lo vedete meglio. Vedete? Stanno facendo lo spiedo mal capitato, qualche testa mozzata. Walking Dead. Beh, allora è un po' controversa la cosa: nel senso che eh, la stragrande maggioranza. La macchia di sangue l'ho aggiunta io, eh, naturalmente. Questo è un effetto per impreziosire. Non, è, non, non, non era nella miniatura originale. Allora. Eh, naturalmente vi stavo dicendo cosa vi stavo dicendo quando mi sono interrotta per la macchia di sangue. Ah sì, che eh, la questione dell'antropofagia mongolica è ancora oggi controversa tra gli studiosi. La stragrande maggioranza degli storici, degli antropologi, non crede che i mongoli si cibassero di sangue. Probabilmente questa leggenda, questa voce, si è diffusa in Occidente per una serie di motivi: perché i mongoli erano particolarmente violenti pensavano appunto che fossero demoni. Se sono degli esseri così crudeli, così spregevoli, saranno anche cannibali. E poi c'era un altro motivo, la gente spesso per sfuggire ai mongoli si chiudeva negli edifici. I mongoli per risolvere il problema alla base davano fuoco all'edificio. È brutto da dire, voi non ne avete esperienza, naturalmente che vivete negli anni 2000, per fortuna per voi, ma quando si brucia un edificio con tanta gente dentro, in una società come quella medievale, che è molto naturale, si sente odore di carne bruciata per chilometri. E eh, mi spiace è sgradevole, ma devo dire, e quindi magari pensavano che li mangiassero, oppure ancora magari ci può essere stato qualche episodio di antropofagia, magari di mongoli che avevano bisogno di sostentarsi e che erano in zone, appunto, come le steppe, magari hanno mangiato dei cadaveri. Fatto sta che bevevano il kumis. Il kumis è una bevanda Ancora oggi esistente, ma state tranquilli, non come allora, fatta di latte di cavalla, perché avevano molti cavalli, quindi non erano mucche, e sangue. C'era il goccino di sangue per impreziosire. Naturalmente, anche la questione che loro bevessero. Il delizioso Kumis eh, aveva valorato la tesi che fossero degli antropofagi. Beh, il Kumis lo potete anche acquistare oggi, questa fotografia, se avete piacere di assaggiarlo. Non abbiate paura, non c'è sangue, è latte di cavalla, dicono che è molto nutriente, che anche sia delizioso. Lo vendono, trovate il nome con delle grafie diverse, perché è diffuso in paesi orientali e ovviamente anche nell'attuale Mongolia. Di cui nello sfondo vedete eh, una immagine e poi lo potete anche assaporare così. Questo è il classico modo con il quale in Mongolia le famiglie, quando hanno un ospite, versano il delizioso latte di giumenta, cioè di cavalla. Ma a un certo punto i mongoli sono tornati all'inferno e anche stavolta l'Europa si è liberata. Grazie, ciao a tutti. Grazie. Allora. Richiamiamo, vi ringrazio per la pazienza. Magari, come dire, sono passata per temi molto diversi, anche secoli molto diversi. Io chiamerei qui Alessio Francesco Palmieri Marinoni, se è sopravvissuto al mio sproloquio. No, non lo chiamiamo. E Beh, Alessio, se qualcuno deve fare le domande. Se qualcuno gradisce, so che non mi sopportate più, fa anche tanto caldo. Ma se qualcuno volesse farmi una domanda, un po' di pruderie, intanto faccio vedere qualcuno dei testi che, che ho usato. Va bene, le etimologie di Isidoro, la storia dei Longobardi, il Medioevo simbolico di Michel ah, qua Abbiamo acceso le luci, quindi si vede poco rosso a sinistra: il Medioevo fantastico di Jurgis Baltrushaitis, e poi. Mi sono permessa in maniera del tutto autoreferenziale di. fai vedere anche il mio saggio, perché parla dei mongoli. È l'unico saggio italiano che parla in maniera ampia dei mongoli. Sono sempre in mezzo ai mongoli. E poi i... alcuni volumi del grandissimo Umberto Ecco. Se, se avete qualche domanda, qualche pruderie, adesso o mai più. mai più? Vuole fare una domanda? Le cedo il microfono. C'è l'abituale 1176, il periodo appunto di Federico, eh, la situazione e la posizione del, dei, dei due papati, come era messo un repetita Juventus e come erano messi appunto i due papati, la, la Roma, Costantinopoli, la funzione di, di, di Federico II, noi come cosa eravamo? Così. Per, per uh, ripercorrere un po' il nostro orticello, ecco. okay. cercherò di essere breve. Vi do il consenso, sopprimetemi, abbattetemi se vado lunga. Perché il signore ha fatto una domanda bellissima, ma allora mi, mi ha chiesto del nostro il vostro orticello, cioè di Legnano, quindi Federico Barbarossa. Beh, eh, ne avevo parlato nelle due passeggiate a Lumedic che avevo tenuto alcuni mesi fa al castello. Beh, Federico Barbarossa è un personaggio straordinario, la lotta con i comuni è sicuramente eh, uno eh, come dire una delle scusate se la definisco così ma per lui è stata una delle palle al piede che si è portato presso per 30 anni. Federico Barbarossa dopo la sua ascesa si trova per una questione politica eh, suo malgrado, perché non era un uomo tendenzialmente facinoroso e questo è bene dirlo, era un uomo di armi, era stato un grande condottiero, aveva partecipato già a una crociata da ragazzo ben prima di diventare re e poi imperatore. Per una serie di congiunture della storia, nessuno avrebbe mai immaginato lui diventa a un certo punto imperatore. È un uomo, come dire che ha un forte senso pratico e un uomo che ha anche un forte senso della giustizia. Quando lui interviene nella questione dei comuni in realtà eh, dal punto di vista legale giuridico, vi prego siete legionesi state tranquilli non mi attaccate fatemi finire. Eh, lui, in realtà, fa qualcosa di assolutamente corretto dal punto di vista giuridico perché erano i comuni che si erano presi delle prerogative che non erano loro, però avevano anche delle ragioni. La ragione storica era che l'imperatore e gli imperatori prima di Federico Barbarossa avevano lasciato un grande vuoto di potere in Italia e soprattutto nella pianura padana, erano in Germania, erano dei re e degli imperatori tedeschi e si erano molto. Eh, come dire dissociati dalla questione italiana perciò ad esempio corrado III che era lo zio di federico barbarossa ed era stato l'imperatore precedente pur essendo di titolo imperatore non era addirittura nemmeno mai sceso in italia a Roma a prendere Tecnicamente, cioè proprio concretamente, perdono, la corona che gli spettava, cioè non era stato incoronato Roma dal Papa, era imperatore per una questione successoria di titolo, era inconfutabile, però non era mai venuto in Italia. Questo aveva creato un grande vuoto, perché naturalmente. E nel Medioevo c'era una stratificazione dei poteri. È un po' come l'esempio che io faccio spesso. Noi adesso siamo nel comune di Legnano. Se c'è qualche problema nella cittadina c'è il comune come istituzione. Se c'è una buca per una strada, la questione delle scuole. Voi immaginate che dall'oggi al domani l'istituzione comunale non esiste più. Però i problemi esistono. E allora a un certo punto iniziate a mandare lettere a Roma, perché siamo in Italia la capitale. Però nessuno viene. Un giorno, due, tre, passano i mesi, a un certo punto voi cittadini vi organizzate. Vi unite come noi qua stasera e dite: Beh, come facciamo con la buca per strada? Se qua da Roma non arrivano, copriamola perché i bambini si azzoppano quando passano. Il carro non può passare, a quell'epoca era il carro. Bene, i comuni lasciati a se stessi, l'imperatore non passa per 30 anni, non si fa vedere per 30 anni in Italia. Questi non hanno nessun, come dire, monito dei poteri forti e si iniziano ad autogestire. In questa libera autogestione, dove nessuno li blocca perché nessuno si interessa della situazione. Dei comuni, Milano, che all'epoca è già una grandissima metropoli, la fa da padrona e inizia a sostituirsi, a sostituire il vuoto di potere lasciato dalla macchina imperiale. In questa situazione Milano, però, non essendo un vero potere come quello imperiale, la fa da padrona in senso negativo, quindi abusa di questo potere che riesce a come dire, manifestare soltanto in maniera eh, violenta e appunto soggiogando, sottomettendo le altre cittadine. Si scatena così una lotta tra le città del nord Italia, che sono già numerose, c'è cioè Bergamo, Brescia, Pavia, Legnano, e ci sono degli schieramenti, chi si schiera a favore di Milano e chi contro Milano. Questi schieramenti però non sono fissi, cambiano lungo gli anni. Un aspetto che non vi deve sorprendere, per la perché la questione dei comuni si porta avanti per decenni. E allora ritorniamo a un esempio. Nel comune di Legnano, io credo, non lo conosco, che nel giro di 30-40 anni siano cambiate molte volte le amministrazioni comunali, che non siano sempre della stessa parte politica. È una cosa normale, quindi, ci sono alcune città che in tutta la stagione comunale. Delle lotte tra Milano e gli altri comuni sono sempre rimaste fedele allo stesso partito o a favore o contro l'imperatore o a favore o contro Milano e delle città che a seconda del cambio dell'amministrazione cambiavano anche la loro posizione. In questo contesto ci sono dei cittadini di Lodi, la faccio breve, che vanno a chiedere pietà aiuto e intervento Federico Barbarossa che non era ancora mai venuto in Italia e che era stato appena coronato re in Germania a Costanza dove tiene una grande riunione del regno che si chiama Dieta. Quindi lui come imperatore si sente moralmente e giuridicamente il garante e il protettore dei suoi cittadini. Come imperatore tutto il Sacro Romano Impero è cittadino suo un Legnanese come un Pavese, come un Milanese, come un tedesco, eccetera, eccetera. Quindi, quando lui viene a sapere che Milano fa degli abusi, tra l'altro, Milano gli toglie anche del denaro, perché Milano riscuote. Non leggo da qua, tesoro. Taglia, ok? Milano riscuote. Il gesto che dice più di mille parole riscuote le tasse al posto dell'impero. Allora Federico Barbarossa si inserisce in questa cosa. Quando lui si inserisce, però, l'avete già capito dalla premessa che vi ho fatto, adesso concludo. Le lotte dei comuni vanno al di là dell'imperatore. Quando dei comuni si schierano a favore o contro l'imperatore, lo fanno per convenienza politica, lo fanno per questione partitica, lo fanno per avere un appoggio dall'uno o dall'altro, non perché in realtà. <coughs> Scusate, gli interessi dell'imperatore. Quindi Federico Barbarossa si trova in realtà impelagato in qualcosa che è più grande di lui e che con lui non c'entra. In tutta questa situazione dopo 30 anni si arriverà a Legnano. Quando si arriva a Legnano, Federico ormai è molto stanco. Nel frattempo si era purtroppo messo contro diversi attori dello scacchiere politico internazionale, come il Papa che era Alessandro III, come l'imperatore di Bisanzio che era Manuele Comneno, che era un uomo, a differenza di Federico, che era un uomo eh, onesto. Era onesto nel senso che quando vi fa la guerra ve lo dice. Manuele Comneno era un uomo subdolo. Manuele Comneno diceva a Federico che voleva fare degli accordi con lui. Addirittura c'è stato un periodo, molti anni prima, in cui Federico, rimasto signorino perché aveva ripudiato la prima moglie, sembrava dovesse sposare la figlia dell'imperatore bizantino, Manuele Comneno. Poi questo matrimonio non si fa. Manuele Comneno faceva il doppio giochista, mandava delle lettere a Federico tutto gentile, poi le mandava al Papa dicendo, se tu mi aiuti a diventare imperatore di tutto, L'impero da Roma a Costantinopoli, io ti aiuterò a diventare il Papa di tutta la cristianità, quella occidentale e quella orientale. Cosa ovviamente impossibile perché gli ortodossi nel, la metà del 200, metà, perdona nel XII secolo, stavo pensando, i Mongoli erano ancora il 200, nella metà, nella seconda metà del XII secolo. Tra il 1152 e il 1180, tanto per intenderci, non avrebbero mai accettato un Papa cattolico romano. Però lui ci provava per convenienze politiche. Quindi Federico è stanco, fa la guerra contro i comuni, fa la guerra contro Manuele Comneno, fa la guerra contro Papa Alessandro II, fa la guerra contro i Normanni di Sicilia, che sono i suoi nemici storici da generazione, cioè suoi della sua famiglia da generazione. E allora a un certo punto c'è cioè, come dire. Vede che sono subdoli i comuni lombardi, oggi a favore, oggi contro, in gran parte, in gran parte. e allora a un certo punto, eh, come dire, lascia molto andare le cose perché fare la guerra costa soldi, costa uomini. La battaglia di Legnano. È dal punto di vista militare da ridimensionare perché in realtà non è questa grande battaglia epocale. Un gruppo di legnanesi che escono in scoperta trovano per caso in una zona paludosa, boschiva, insomma, degli uomini di Federico, ci accendono la guerra. Li combattono e a un certo punto Federico lascia stare, infatti, poi farà delle paci separate con tutte e dirà: Fate in poche parole, perdoni, fate quello che volete, arrangiatevi voi. Io parto, vado a Gerusalemme, vado a fare la crociata. E poi, visto che comunque era un uomo che ci credeva veramente, no? Beh, anziano, 70 anni, la panciora, germani, beveva evidentemente birra la mattina e la sera, lui vuole andare a Gerusalemme. Passa per il fiume Salef, a mezzogiorno d'estate, con l'armatura addosso, senza scendere da cavallo, e muore. Allora aiutati che Dio ti aiuta, forse a 70 anni attraversare un fiume con l'armatura, senza scendere da cavallo, sotto il sole a picco ad agosto, in Cilicia, non è una bella idea. E qua, ringraziandola per la domanda, mi riallaccio e chiudo con il nostro Medioevo fantastico meraviglioso perché. Federico muore, il suo corpo non viene mai ritrovato, naturalmente, però si dice che in realtà si è addormentato in una montagna in Germania e sta aspettando, una scultura gigantesca lo rappresenta dormiente, con la testa china e una lunghissima barba, sta aspettando di risvegliarsi. Se si risveglia, sono tutti cavoli vostri. Viva Legnano! Grazie! Niente, vi, vi ringrazio, vi ricordo, ringraziamo ancora Jennifer, vi ricordo l'appuntamento del 9 di, di febbraio invece con Gianluca Bovenzi che ci parlerà di contaminazioni nel tessuto e se volete comprare il libro lì all'ingresso Amanda vi aspetta, E vi aspettiamo al bar per il rinfresco se volete, buonanotte.